una partita dei due volti, no? Un primo tempo regalato anche a tratti però deludente da parte dell'Agri, poi invece un secondo tempo buono come intensità, però non è bastato. No, non è bastato. Abbiamo... Il Locri ha dimostrato di essere una grossa squadra, il primo tempo come hai detto tu secondo me è regalato e non siamo mai riusciti ad accorciare le distanze, pur essendo 9 uomini dietro la linea della palla, eravamo in superiorità numerica ma non sembrava fosse così appunto, abbiamo lasciato troppo spazi, abbiamo regalato un gol, però il Locri nel primo tempo penso abbia legittimato, secondo tempo abbiamo giocato meglio noi, sono convinto di questo, però non è stato facile, non è stato facile, era una squadra che a tanti centimetri su campo pesante ha messo in campo oltre a una buona organizzazione ma soprattutto una buona prestanza fisica e questo penso che abbia fatto soprattutto la differenza. Allora mister, in queste partite generalmente si parla di squadra molto cinica, no? Ottenere il massimo con il minimo impegno sembrerebbe, lei come l'ha vista? Guarda, la partita è stata interpretata bene dai ragazzi, oggi ho chiesto una prova di carattere alla squadra perché proveniamo da un periodo difficile a livello di sforzi di partite tra Coppa Italia e campionato, quindi stiamo tirando parecchio e stiamo avendo parecchi infortunati, quindi stanno giocando quasi sempre gli stessi. Oggi era una partita per noi molto importante e l'abbiamo preparata durante la settimana con una concentrazione massimale. Ragazzi, io l'avevo chiesto non dovevamo uscire alti ad andarli ad attaccare alti, dovevamo cercare soprattutto con gli esterni nostri di aspettarli un poco e poi di ripartire. Oggi era il primo tempo, l'abbiamo interpretato benissimo, non gli abbiamo fatto trovare spazi perché questi creavano sempre la superiorità sulle fasce, quindi chiudendo le fasce e dando tanta densità soprattutto in mezzo al campo, noi onestamente il primo tempo abbiamo avuto più occasioni e potevamo chiuderla di più la partita. Abbiamo fatto il gol, poi il secondo tempo onestamente abbiamo mantenuto bene la squadra importante, rischiando qualche cosa, ma ci può anche stare, però io penso che sia stata una grande prova di carattere, di forza dei ragazzi che abbiamo dimostrato oggi veramente che siamo una squadra e affrontiamo tutte le partite con questa concentrazione e determinazione, non ce n'è niente per nessuno. E i risultati vi danno ragione, no? Siamo al giro di boa, il bilancio è largamente positivo, 11 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, quindi un bilancio assolutamente strepitoso quasi. Sì, è un bilancio positivo, ma noi, ragazzi, lo dico ogni giorno, noi non stiamo facendo niente, dobbiamo stare con i piedi ben piatti per terra, adesso ci andiamo a preparare questa partita, domani hanno solo un attimo di svago, poi già da lunedì andiamo a preparare questa finale. Noi non dobbiamo mai mollare perché sì, in questo momento possiamo avere 5, 6, 7, 8 punti, però la concentrazione deve essere massimale. Noi se affrontiamo tutte le partite come ho detto prima con questa determinazione, questa cattiveria sarà dura per tutti. Noi stiamo battendo su questo, i ragazzi sono consapevoli, durante la settimana si lavora molto bene, c'è un gruppo importante, sicuramente noi manterremo sempre, vi ho detto, questa testa, questa determinazione e cercheremo di andare avanti per la nostra strada affrontando tutte le partite come se fossero finali.